Ciao. Ciao. Come ti chiami? Eh? Come ti chiami? Ah, Luigi, Gianluigi, dai. Cognome? Tovalieri. Poi? Nato al il? Il 6-10-52, dai. Guarda l'obiettivo. Guardo. Ma non sono fotogenico, dai. Allora, se in questo momento ci fosse la Ornella Muti davanti a te, cosa faresti? Mi saltavo addosso. Cosa con la... Mi strappavo le mutande. Da porco. Dai. Dimmi una cosa. Dai. Fede politica. Fede politica. Politicamente sono fascista. Ogni regione per me è autonoma. Dai. Ah, sei fascista? Sì, però ritengo che ogni regione italiana dovrebbe essere autonoma. Okay. Come la Sicilia, Trentino Alto Adige, vabbè, autonoma. Tutte autonome. Ogni regione ha la sua polizia, in più fa fede. Come mai ti piace la storia? La storia? La storia è nata con la S maiuscola, perché è una cosa di ogni giorno, una cosa che bisogna approfondire, il che, dato che attualmente la storia l'hanno fatta solo i vincitori, dobbiamo sentire anche dalla parte dei perdenti. Avanti. Dimmi una cosa. Amo. Tuo papà ha fatto la guerra? Sì. Dove? Beh, mio padre l'ha fatto da 36 a 45, 11 anni. Dove ha combattuto? Iniziamo dall'inizio? L'inizio ha fatto l'Africa, prima della battaglia di El Alamein. Dopo la Spagna, Albania, la Spagna, dopo in Russia, vabbè. Russia, Necisir, dopo è passato all'Armir. E poi ha fatto la Repubblica di Salò a Monte Cassino, nel battaglione Bardarico, dalla 10ª Fortiglia Mas. Avanti. Basta così? Che io so, sì. Di mio padre. Parlami del Duce. Parlami del Duce. Come uomo. Uomo, non politico. Era un grandissimo uomo, amante delle donne. È dimostrato con la Sarfatti, l'ultima, come si chiama, la Petacia, la Rachele, e poi c'è stato qualcuno altro che mi dimentico. Avanti. Cosa ha fatto di buono il Duce? Cosa ha fatto? La cosa più importante, la 13ª, che dopo noi altri stati hanno copiato, le colonie, l'assistenza sanitaria, l'assistenza ai mutilati, e poi ha fatto un qualcosa d'altro. Guarda, mi sfugge. Comunque. Rimpiangi il Duce? Ma io non l'ho conosciuto il Duce. L'ho conosciuto tramite libri, però i libri raccontano solo quello che vogliono loro. Perché se a posto di vincere gli alleati avrebbero vinto i tedeschi, e noi naturalmente, gli americani e gli altri erano delinquenti. Quello che adesso passano i tedeschi e certo. I fascisti italiani o nipponici. Non per niente, ultimamente hanno ritrovato un soldato giapponese che dopo 40 anni per lui la guerra non era finita, in una delle isole delle Filippine. Questo chi è scoraggiato? Nessuno. Vabbè, questo hanno fatto vedere in televisione, aveva una baionetta che ormai non esiste più, il calcio, il fucile che non esiste più, il calcio. Chi era più una vuota? Se uno ti dice obbedisca, cosa gli risponde? Bisogna vedere, obbedire è una parola molto difficile. Prima bisogna. Un essere umano deve valutare la il modo che viene detto obbedisco, e poi può anche dire obbedisco. Una domanda. Quale domanda? Quando è che ti pensi di morire? Bah, l'essere umano... Guardami.
Io sto pensando, c'è una data di esistenza. Se Dio esiste, sa lui che? Alza. Perché devo alzarmi? No, guarda un po' qua. Se Dio esiste, che io penso, lui lo sa. Sa la mia data, ha saputo la data di nascita, dopo sono venuto a saperlo anch'io, e lui sa quando crepo. Dove vuoi morire, in Italia o in Thailandia? Ogni posto è un paese, non c'è problemi per me. Ci racconti quando hai trovato tua moglie che trombava con l'amante? E che dovevi? Com'è stata, dimmi. E che devo dire, aspetta. Quando trovai mia moglie in letto insieme a un altro, tornavo da lavoro, perché tornai a casa che mi sentii male e ebbi la sorpresa di Natale. Solo che porco cane, Natale era già passato. Adesso ti senti soddisfatto della vita? Bah, io se dovessi tornare indietro, mia moglie attuale, la sposerei 10.000 volte. Perché quello che non ho concluso con la mia ex moglie l'ho concluso con lei. A parte il figlio, a parte la casa. Però sono tranquillo, non mi rompe più di tanto. Vivo e lascio vivere. Se mi fa del male, contraccambio con la stessa moneta. Dei colleghi mi hanno dato del vigliacco perché non ho reagito. Però se tu devi reagire ammazzando un altro essere umano, il vigliacco sei te, non lui, lei. Giusto. Invece così gliel'ho fatta pagare, facendo sapere via traverse quello che io concluso. Mi autorizzi a metterlo su YouTube il video? Ma prima vorrei vederlo anch'io. Certo, dopo te lo faccio vedere, tu mi autorizzi. Che continui a spingere? Che mi prendo per una donna? Oh, c'è un amico in Catoi, Va. Sì o no? Certo, è un problema. Sì. Perché? Io non voglio avere pasticci. No, non hai pasticci, dimmi. No, io non voglio avere pasticci con la gente che mi telefona, mi rompe le palle e mi venga a telefonare giorno e notte. Ma chi ti telefona? Boh. Si può andare a intracciare. Allora lo mettiamo su internet. Basta che non sia comunicato né nome né cognome né niente. O capo è andata. No, nome e cognome l'hai detto te prima. Vabbè, d'accordo. Sì, non ho dato l'indirizzo però. Ok, fai un salutino a tutti gli amici della rete. Quale rete? Internet. Ah, internet. Viva il Duce. Com'è? Fammi vedere. Viva il Duce. Tienilo fisso, fammi vedere. Amore, mi ha rotto le palle. Sì. Dai. Vincere. Perché? Saluto. Amore, avanti, te. Ok. Avanti, finito. Dici ciao. Mia sorella, non ce l'ho, se no mi scopavo anche quella.